porta dritto dritto al cuore questo nuovo CD di Noemi. Eccomi, sì, allora, spera. Sì, sì, allora ti devo dire una cosa, perché oggi ascoltavo per l'ennesima volta questo CD. C'è stato un momento in cui mi sono un po'... Sì, emozionato. Sì, davvero? Ah sì, ma perché ascoltavo il pezzo che tu hai presentato a Sanremo, quello scritto da Marco Masini. Ah, La borsa di una donna. E io pensavo, guarda, secondo me Marco Masini si è ispirato un po' anche a sua mamma. Penso di sì, anche. Vero, perché mi è venuto il pensiero di mia mamma in quel momento. Anche a me, della sua borsa. Sì, sì, caspita, quello sì, quello sì. Cioè, quando, sai, eravamo bambini che andavamo a curiosare nella borsa per vedere... Sì, sì, caspita. E poi perché, insomma, dovevamo venire qui a incontrarti, ho cambiato subito pensiero, ho detto, ma non pensiamo più a quello che c'è nella borsa di una donna, perché c'è la vita dentro. In quella di un uomo c'è il momento. Vado a calcio, vado a un palestra. La borsa della palestra, vero? La borsa del non calcio. Non c'è una borsa per tutto che contiene è tutto. Vero, è vero, la valigetta per il lavoro. Per il lavoro. Cioè, beh, perché voi siete più carpe diem, noi donne viviamo sempre nel futuro o nel passato. E quindi non c'è una borsa pesantissima. Ah no, dai, dipende, dai. Per noi no, sì, dipende anche dai discorsi che si fanno, Noemi, è vero, sì, hai ragione, sì, hai ragione. Allora, in questo cuore d'artista c'è un concentrato di artisti veramente, sì, molto, sì, molto importanti. Io partirei proprio dal primo, da... Beh, da Gaetano Curreri. Che è un grande, con La promessa. Io li ho amati tanto, abbiamo amato tanto con quel pezzo. Grazie, grazie mille. Però possiamo anche partire da un altro che appartiene a queste terre, che è il mitico Giuliano Sangiorgi, quindi... Per esempio, perché c'è il nuovo singolo. Assolutamente, fammi respirare dai tuoi occhi, che lui ha scritto per me, ha scritto sia la musica che il testo, ci tenevo a sottolinearlo. Poi io ho lavorato insieme a Celso sull'arrangiamento, eccetera, eccetera. E sono molto contenta che sia un nuovo singolo, anche perché è bello up ed è una, insomma, il risvolto della medaglia, no? Anche della donna della borsa di una donna, sì, che è un pezzo intenso, importante, poi arriva quest'altro pezzo altrettanto importante, però che ha un risvolto più estivo e ritmico e che, insomma, che mi piace. Di più ampio respiro anche internazionale. Assolutamente, assolutamente, magari. All'interno di questo CD poi c'è il mio maestro. Ah sì? Idealista. Eh beh, Ivano Fossati, tanta roba, quindi... Come si fa? Allora, quando l'hai conosciuto, di che cosa avete parlato? Ciao, piacere, sono Ivano Fossati. Ciao, Veronica, insomma, non so che cosa tu abbia detto. Ma guarda, io l'ho conosciuto perché lui ha apprezzato moltissimo una mia interpretazione di un suo pezzo che si chiama La costruzione di un amore. E niente, da là è partito questa amicizia a distanza. Poi mi sono accorta, dico, madonna mia, ho fatto questo era il mio quarto disco, dico, ma in quattro dischi non sono riuscita a collaborare con Ivano. Insomma, l'ho chiamato, sono riuscita a invitarla a pranzo e insomma adesso poi è arrivata Idealista. Abbiamo chiacchierato un sacco perché poi mi sembrava di conoscerlo da un sacco di tempo, Ivano. Si parla con Ivano Fossati? Di tutto, veramente. Molto di musica, certo, perché poi è una passione che condividiamo e lui mi ha raccontato il suo. Io gli ho raccontato, ecco, tantissimo che tipo di disco volessi fare e insomma lui poi ha scritto questa canzone per me estrapolata proprio dal discorso che gli avevo fatto io e dice di me, lui dice che sono un idealista realista. È vero, lui ha detto proprio così. E poi dai l'impressione di essere una che guarda in fondo dall'autobus, bellissima sta cosa, questa immagine metaforica bellissima. Noemi è una che si siede in fondo al pullman, all'autobus e guarda è vero. Che, io non ti conosco, però... Ti siede in fondo, guardi, però poi al momento opportuno faccio il mio, faccio la mia strada. Non mi sono mai fatta molto influenzare dalle scelte degli altri, dai risultati degli altri. Cerco sempre di fare dischi perché ho una mia, no, una mia idea, una cosa che voglio. E poi utilizzi il tuo strumento anche per lanciare messaggi sociali. Hai visto, cioè, Springsteen che ha indetto lo sciopero? Sì, infatti, ma perché delle volte si pensa che chi fa musica sia si viva una realtà staccata da quella, no? Come se uno fosse a Wonderland e poi fuori dal cancello c'è il resto del mondo. No,
E invece mi è piaciuto molto. Io per esempio vedi quest'anno a Sanremo con i nastrini, cioè bisogna partecipare. La coscienza civile non è una cosa che ha solo chi fa un mestiere diverso, anzi la musica e chi fa musica è importante che abbia questa coscienza sociale. Poi certo essere politicizzati è brutto, però finché si riesce a lanciare un messaggio che comunque ci mantiene anche agganciati alla realtà, che per chi fa il mio mestiere è più complicato, no? Perché sembra tutto così diverso, diciamo. Certo, allora, Priesting. Grande, detto questo sciopero tutti sono rimasti e dici ma come, ma perché nel bagno eccetera eccetera non possono andare i trans, no? Nei bagni maschili o femminili non possono andare, devono andare non so dove. Bah, non lo so. Sembra anche banale, cioè nel senso è una cosa assurda. Beh, è una ghettizzazione che in realtà per uno che è un transgender, cioè voglio dire, io non mi sentirei mai in imbarazzo con un transgender nel mio bagno, perché in realtà voglio dire, insomma, sì, è una libertà. Sì, è una libertà, perfetto. La borsa di una donna pesa come se ci fosse la sua vita dentro, tra un libro che non vuole mai finire ed altri trucchi per fermare il tempo. C'è la sua foto di un anno fa che ha messo via perché non si piaceva, ma riguardarla adesso si accorge che era bella ma non lo capiva. Allora facciamo così, e nell'augurarti una bellissima primavera, Noemi, che ci sta, che è arrivata, è una bellissima estate. Allora direi che Wonderland può essere proprio questo CD. Speriamo. Una bella insegna che c'è a cuore d'artista, e dentro ci troviamo tutto, le più grandi emozioni. Grazie Noemi, questa è Ciccio Riccio. Ciao Ciccio Riccio. Ciao a tutti. Yeah.